fine della settimana scorsa, vediamo di continuare un po' a parlare di questi impianti motori idraulici, ovvero le turbine idrauliche vere e proprie, e cerchiamo, se ci riusciamo, vediamo di completare questo argomento stamattina, no, più, perché ne portiamo un pezzetto a domani, e così chiudiamo tutto il panorama dalle prime lezioni fino ad oggi dei cosiddetti impianti motori. Ok, e come accennavamo, una parte un po' più descrittiva che con pochi concetti di teoria. Questa è una centrale idroelettrica a poca distanza qui da noi, confine Molise-Campania, Presenzano. È una centrale particolare alla fine della nostra rassegna sulle diverse tipologie di macchine, spenderemo due parole su questa tipologia di centrali. Ripeto, è una centrale idroelettrica un po' particolare. La particolarità sta nel fatto che il bacino superiore non gode di un'alimentazione continua di acqua. Quindi, a che serve? Lo vedremo un po' più là. Questa immagine è abbastanza semplice, vedete, diciamo, le condotte, le cosiddette condotte forzate che portano l'acqua alle turbine idrauliche. Quattro condotte, alla fine di ognuna di queste ci sarà un gruppo turbina alternatore. Poi la descriveremo in seguito. Nell'introduzione che abbiamo fatto la settimana scorsa abbiamo cominciato a distinguere i principali tipi di turbine idrauliche che, diciamo, hanno caratteristiche differenti tra di loro, soprattutto in funzione di quei due parametri principali che governano il funzionamento di queste macchine, ovvero il salto geodetico a disposizione e le portate d'acqua a disposizione, che quindi le turbine devono smaltire. Okay. In particolare, allora, dicevamo, in particolare avevamo introdotto queste distinzioni. Le macchine adatte a smaltire
grossi, elevati valori del salto geodetico con portate non elevatissime sono delle macchine caratterizzate sostanzialmente, diciamo, perché si differenziano, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, è chiaro che un elevato salto significa una velocità assoluta di ingresso al rotore della macchina particolarmente elevata e quindi, diciamo, la pala deve essere strutturalmente concepita per reggere l'impatto con queste elevate velocità. Ecco quindi quella forma, su cui poi torneremo, particolare delle pale di queste macchine che sono appunto le turbine Pelton, le abbiamo introdotte, adesso le andremo a rivedere, che sono macchine ad azione, abbiamo detto anche questo, a flusso tangenziale. Nel momento in cui i salti tendono a diminuire, le portate ad aumentare, si può abbandonare questa configurazione per orientarsi verso macchine appunto adatte a smaltire portate via via crescenti e viene meno quell'esigenza di robustezza necessaria laddove il salto è particolarmente elevato e quindi ci si orienta verso macchine a flusso radiale, okay? A reazione e quindi con trasformazione ulteriore del salto di pressione all'interno del rotore della macchina. E queste sono appunto la categoria delle turbine cosiddette Francis, sempre dal nome di coloro che le hanno brevettate, e turbine Francis che, dicevamo, abbracciano un campo piuttosto ampio di possibilità al variare del salto che può essere di centinaio o alcune decine di metri fino a anche 300-400 metri e portate da medie a medio grandi. Mano a mano che aumenta la portata che occorre smaltire, le Francis si orientano sempre più a macchine con un numero con grado di reazione crescente e vanno ad assomigliare sempre più a macchine radialassiali, cioè con un ingresso radiale ed un'uscita assiale. Per portate ancora più elevate, come qui, abbiamo le macchine a flusso assiale o aderica, data la forma delle pale, in cui tipo particolare è quella appunto messa a punto dall'ingegner Kaplan alcuni decenni fa, su cui pure torneremo, quindi macchine a reazione con un grado di reazione abbastanza elevato tra 0,6 e 0,7 e a flusso assiale, adatte a sfruttare portate enormi dell'ordine dei milioni di litri al minuto. E però con salti anche molto modesti, dell'ordine della decina di metri o anche meno, fino a alcune decine, non di più, di metri. Questa era la nostra classificazione che possiamo dire subito, se avete letto pensavo di farlo dopo, ma ci troviamo, ne parliamo adesso. Tipicamente per verificare le prestazioni di queste macchine sarebbe alquanto scomodo verificarle esclusivamente sulle macchine reali, sulle cui dimensioni, portate, potenze, salti, eccetera, abbiamo appena
discusso. Quindi diciamo c'è la necessità di una sperimentazione su modelli. Il punto è che caratteristiche devono avere i modelli per garantire, diciamo, che il modello, che la macchina reale abbia, sia poi confrontabile, fatte le dovute proporzioni, tenute conto delle scale, chi ci assicura che il modello sia affidabile, che le prestazioni che ricaviamo in laboratorio siano poi trasferibili anche sulle macchine reali. Da qui prende piede quella che si chiama teoria della similitudine, che è una lunga teoria che ci occuperebbe fino alla fine del mese di maggio, se ne volessimo parlare, e tra l'altro non è particolarmente a me simpatica come teoria. Comunque, diciamo, sicuramente esula da quel taglio energetico, fluidodinamico o termodinamico che, come sapete, caratterizza il nostro corso. Soltanto, appunto, un risultato importante di questa teoria lo dobbiamo un attimo introdurre, ovvero il concetto che si chiama di numero di giri specifico n con s, dove specifico non significa per unità, come siamo abituati a dire, non so, lavoro specifico, o insomma grandezza specifica, cioè relativa all'unità di massa o di volume di una certa grandezza. Specifico qui è nell'uso più corrente nella lingua italiana, cioè specifico di quella tipologia di macchine, cioè un numero di giri che caratterizza un parametro adimensionale che caratterizza quelle macchine, quindi che non c'entra con, dipende dalla velocità di rotazione della macchina, ma chiaramente non è esattamente la velocità di rotazione, e perché appunto è un parametro adimensionale ottenuto dal, introdotto in questa maniera, con il rapporto fra la potenza elevata a un mezzo e il salto elevato a 5 quarti. Diciamo, è quel numero di giri caratteristico di una certa famiglia di macchine che eroghi una potenza unitaria in corrispondenza di un salto di un metro. Ok? Questo appunto che cosa significa? Significa che per esempio, appunto, questa cosa che quando uno deve scegliere la macchina da inserire in un certo impianto, può effettuare questo calcolo e dopodiché, a seconda del valore, appunto, valori abbastanza bassi indicano
il campo di applicazione delle turbine Pelton di cui abbiamo parlato. Come vedete, poi al crescere della portata, al ridursi del salto e al crescere della portata, questo si può scrivere anche come 3,65 per U, la portata era a mezzo, sul salto era a 3/4, sono di tutto appunto sempre per ottenere un gruppo adimensionale, sono equivalenti queste due espressioni, con la portata e il salto vediamo appunto forse meglio rispetto alla potenza. Per esempio le Pelton, che abbiamo detto dall'inizio sono quelle macchine che tipicamente si adottano quando abbiamo elevati valori del salto e portate relativamente modeste, e quindi il risultato è un numero di giri specifico abbastanza basso, dell'ordine delle decine, ordine di grandezza 10. Okay. All'estremo opposto, quando Q cambia di qualche ordine di grandezza, se abbiamo a disposizione enormi risorse idriche e il salto da centinaia o migliaia di metri, come abbiamo detto, quindi pure cambia di due se non addirittura tre ordini di grandezza, si riduce a pochi metri. E quindi l'estremo opposto, ho saltato la gamma intermedia, quindi all'estremo opposto abbiamo detto è il campo delle turbine a flusso assiale, di cui particolarmente rappresentativa è quella che abbiamo chiamato turbina Kaplan, le quali evidentemente verranno adottate allorché, facendoci il calcolo di questo gruppo dimensionale, vengono fuori valori di numerici di alcune centinaia se non addirittura prossimi a 10 alla 3 come ordine di grandezza. Quindi diciamo il numero di giri specifico ci serve, insomma è un po' strano introdotto come abbiamo fatto, però ha una sua utilità pratica, cioè quella di orientarci nella scelta del tipo di macchina da montare in un determinato impianto idroelettrico. E qui troviamo appunto gli esempi, come vi dicevo, per valori crescenti di questo numero di giri, quindi vedete anche le Pelton presentano variazioni abbastanza ampie di questo valore. Come dicevamo, insomma, un conto è avere la soluzione più semplice, per esempio la Pelton ad asse orizzontale con un solo oggetto. E quando le portate crescono è possibile, oltre che necessario, montare la girante ad asse verticale, e sulla girante è possibile far incidere fino a 5-6 getti, che fa aumentare notevolmente la portata smaltibile, e quindi vedete c'è un fattore 4 che cambia nel numero di giri specifico. Quando il numero di giri specifico entra nell'ordine di grandezza 10 alla seconda, allora vuol dire che le Pelton comincerebbero a non andare più bene, e tipicamente il campo delle macchine radiali, le Francis, che come vi avevo detto e troviamo confermato in questa tabellina, sono quelle più flessibili, perché appunto abbracciano grossi campi di variazione sia di salti sia di portate, e questa cosa appunto è testimoniata dal fatto che questo parametro che abbiamo appena introdotto varia per adoperare queste macchine, insomma, da 50 a 450, come dicevamo, e questo è un numero chiaramente
risente di questo fatto, cioè che qui nel passare, nello scendere riga dopo riga verso il basso, significa che stanno aumentando le portate che la macchina deve smaltire e si sta riducendo il salto a disposizione. E quindi abbiamo queste macchine radiali e, come anche avevamo detto, con un grado di reazione via via crescente col crescere, sostanzialmente col crescere della portata. Piccola precisazione, non lasciatevi ingannare da questi aggettivi lente, medie, veloci, ultraveloci, che è un termine gergale che si riferisce appunto a questo parametro adimensionale, che è il numero di giri specifico di quella tipologia di macchine. Quindi dire una Francis veloce oppure lenta non significa che sta girando più velocemente, che ha una velocità di rotazione più alta. Potrebbe, come spesso accade, essere esatta. Scusate, ho saltato N. Scusa, N chiaramente per 3,65 per N, ho dimenticato una piccola svista. Scusate, mettetelo a posto. Dicevo, N può essere assolutamente la stessa, ne abbiamo discusso l'altra volta, in questo tipo di macchine molto spesso si fa in modo proprio volutamente, per ridurre le perdite, si fa in modo che l'alternatore, la macchina elettrica, abbiamo detto le turbine idrauliche, a differenza delle turbine a gas o i motori a combustione interna, che possono servire per diverse applicazioni, le turbine idrauliche hanno un'unica applicazione, non è che servono ad altro se non a produrre energia meccanica da trasferire alle macchine elettriche per produrre alla fine energia elettrica. Quello è lo scopo, insomma. Non servono né per come le turbine a gas per far volare gli aerei o per far andare le navi o i mezzi di trasporto, come abbiamo visto, vengono impiegate esclusivamente nella produzione di energia elettrica. E quindi, diciamo, per minimizzare le perdite, quando è possibile, nella maggioranza dei casi, hanno un collegamento diretto con l'alternatore, con la macchina elettrica che deve generare questa energia, che preleva l'energia meccanica che l'albero della turbina mette a disposizione per trasformare a sua volta questa energia meccanica nella macchina elettrica in energia elettrica. Per ridurre al minimo le perdite di un impianto siffatto, si evitano variatori di velocità fra turbina e macchina elettrica, e quindi siccome l'alternatore, il tipo più semplice di alternatore, ha una velocità di rotazione, no? L'alternatore, la macchina elettrica più semplice ha una velocità di rotazione che dipende dalla frequenza della rete e da quello che si chiama il numero di coppie di poli magnetici. Okay? La macchina più semplice ha una coppia di poli, okay? Una coppia di poli magnetici, quindi P vale 1. F è la frequenza della rete, che, come sapete, in Europa è 50 cicli al secondo, 50 Hz, okay? Negli Stati Uniti è 60 al secondo. Quindi, se vogliamo i giri al minuto, moltiplichiamo per 60, e quindi vedete che nella macchina più semplice, dove P vale 1, e quindi è molto frequente questa cosa, che la macchina, che l'alternatore semplice, economico, eccetera, abbia una velocità di rotazione di 50 per 60 diviso 1, cioè 3000 giri al minuto, e quindi quella è la velocità che molto spesso viene imposta alla turbina, per il motivo che dicevo un attimo fa,
di evitare di introdurre perdite aggiuntive. Ciò detto, quindi, e volevo appunto chiarire, forse ci ho messo più tempo del dovuto, ma comunque volevo chiarire diciamo, un minimo di equivoco che potrebbe nascere leggendo questi aggettivi, perché appunto salvo eccezioni, le eccezioni sono sempre possibili, ma mi aspetto che quella ultraveloce che voi leggete qui abbia giri sempre a 3000 per il motivo che abbiamo detto prima, che a 3000 giri al minuto, così come quella che qui trovate etichettata come lenta. Ripeto, l'equivoco terminologico nasce dal fatto che questi aggettivi sono riferiti esclusivamente a questo parametro adimensionale che è quello che abbiamo chiamato numero di giri specifico della macchina, ok? Questo ci tenevo a dire, e come vi dicevo anche all'inizio, prima ancora di introdurre questo parametro, alla fine di questa panoramica troviamo quelle macchine, come dicevamo, adatte a elaborare portate enormi e con salti molto piccoli. Sono quindi le macchine a flusso assiale, dove le pale del rotore hanno una caratteristica forma ad elica. Fra queste macchine assiali, abbiamo detto, le più comuni si chiamano Kaplan. E la cosa interessante, vedete come quello che vi dicevo sia cambiato di un paio d'ordini di grandezza è il valore di questo numero di giri specifico. Come è naturale che sia, l'espressione è questa: abbiamo detto che Q varia da alcune decine di migliaia di litri fino a milioni di litri al minuto, e H può variare appunto questa variazione tra i due estremi, Pelton e Kaplan. H, abbiamo detto, per le Pelton può arrivare a 1000 metri, per le Kaplan all'estremo opposto può arrivare a 6-7 metri, insomma. E quindi è chiaro che c'è questa differenza così marcata sul risultato, su questo numero, questo parametro adimensionale definito in questo modo. Va bene, pensavo di parlarne alla fine, però visto che siamo ancora in fase introduttiva, diciamo che questo parametro un po' strano, chiamiamolo così, ha questa utilità pratica, cioè dal suo valore, diciamo, ci mettiamo poco date le caratteristiche dell'impianto. Quindi noi conosciamo quello che la natura ci mette a disposizione, ovvero salto e portata. Molto semplicemente possiamo ricavare questo parametro, e quindi abbiamo un primo orientamento sulla tipologia di macchina da scegliere. Altrimenti, come sapete, gli ingegneri hanno bisogno di un valore numerico di riferimento, altrimenti tutte le cose che abbiamo detto prima, sì, elevate portate, elevati salti, medie portate, insomma, sì, ma quanto? Insomma, quindi c'è bisogno di un parametro sintetico che quantifichi immediatamente quei concetti che abbiamo detto prima. E quindi in questo caso, appunto, è chiaro che se il calcolo di quei, calcolo tra l'altro molto immediato, di questo parametro viene fuori un valore di ordine di grandezza 10, è chiaro che sappiamo che ci dobbiamo orientare verso le macchine tangenziali, verso le Pelton, e viceversa se ci viene un numero di alcune centinaia, per non dire 1000, e allora è chiaro l'orientamento verso la certezze possono nascere per i valori intermedi, ma poi si fanno altre considerazioni. Ok, allora finalmente, insomma, quindi credo che come panoramica
ci siamo, torniamo un attimo indietro. Quindi qui troviamo anche, avendolo definito, troviamo anche la giustificazione per questo parametro. E veniamo un po' alla nostra macchina, la prima che abbiamo in questo ordine, cioè quelle che abbiamo detto più volte adatte ad utilizzare, a sfruttare questi salti molto elevati, okay, con portate da piccole a medie, diciamo, e che sono appunto le macchine ad azione, le turbine Pelton, che qui vediamo, ma la girante, chiaramente il rotore, la parte più interessante, cui abbiamo già visto queste immagini che chiariscono abbastanza bene. Quindi, come si vede abbastanza bene, il flusso tangenziale che viene sfruttato dalla forma particolare di queste palle cosiddette a doppio cucchiaio, dove il flusso si ripartisce, insomma, tutto viene disposto in modo tale che il flusso si ripartisca fra le due metà, fra i due cucchiai, chiamiamoli così, di cui è composta la pala. Ecco, vedete, questo è il flusso in ingresso che fa una rotazione di quasi 180 gradi nel attraversare appunto le palle, si divide in due e effettua una rotazione quasi di 180 gradi. Qui si vede appunto lo schemino. Questo è il condotto fisso, parleremo un attimo di questo componente, questa sorta di spina che si trova qui all'interno. Diciamo, questa immagine chiarisce abbastanza bene il tipo di flusso tangenziale. Vedete, il fluido abbandona il condotto statorico, l'ugello dello statore, e per poi andare a impattare la turbina. Quindi necessariamente la pressione del fluido monte e valle della girante sarà la stessa, ed è quindi quello che accade nelle macchine che appunto ormai sappiamo si chiamano macchine ad azione, cioè con un grado di reazione R pari a zero. La cosa un po' particolare di questa turbina idraulica è che, se andiamo a vedere i triangoli delle velocità ingresso e uscita, questo particolare tipo di rotore, troviamo appunto che la velocità del fluido relativa alla pala, abbiamo detto, in ingresso è puramente tangenziale, cioè nella stessa direzione della velocità periferica. Vi ricordo che periferica, il suo altro nome è anche componente tangenziale, no?
vettore e velocità. Quindi la direzione della velocità del fluido relativa alla pala quando entra è la stessa della velocità periferica, che è chiaramente tangente al bordo della pala all'ingresso. Quindi diciamo quindi anche la U in ingresso ha questa direzione, quindi se li mettiamo insieme praticamente il triangolo delle velocità in realtà non è un triangolo, degenera in un segmento, perché appunto è quel caso particolare. Vi ricordate quando, per illustrarvi questa composizione dei due moti, il moto relativo alla macchina, il moto della macchina rispetto a un osservatore fisso, vi feci l'esempio di quando uno cammina, non so, su un tappeto mobile, per esempio, d'accordo? E quello era appunto un esempio in cui uno tipicamente, una persona che cammina su questo tappeto, chiaramente va nella stessa direzione della velocità di trascinamento, ovvero della velocità propria del tappeto, e in quel caso la velocità assoluta è la somma delle due velocità, e non c'è bisogno di costruire nessun parallelogramma per ottenere la risultante, perché chiaramente hanno la stessa direzione. E qui un po' siamo tornati a questa, perché appunto questa è una macchina, è l'unica fra tutte quelle che abbiamo studiato e che studieremo, a flusso in ingresso tangenziale, e quindi appunto il triangolo di velocità in realtà si riduce ad un segmento, faccio la somma e ottengo la velocità assoluta. Ok? Eccolo qua il triangolo delle velocità all'ingresso. All'uscita, all'uscita vedete, se prendo la tangente al bordo della pala, come sapete, questa è proprio quella che riesco a ricavare grazie alla direzione della velocità relativa. Se ci sottraggo al solito la velocità periferica, ottengo la velocità assoluta allo scarico. In linea di massima valgono gli stessi concetti, cioè che anche in questo caso nella macchina ad azione, vi ricordo che al rotore tutta l'energia che noi diamo a disposizione è soltanto energia cinetica, e quindi diciamo se entra con un contenuto di energia cinetica il fluido pari a C1 quadro mezzi, e quando lo lascia la girante ha energia cinetica pari a C2 quadro mezzi, è chiaro che come al solito C2 quadro mezzi rappresenta la perdita di sbocco, della quale abbiamo parlato a lungo in precedenza, e che chiaramente si ritrova anche in questa tipologia di macchina. Questo rapporto appunto sarà il rapporto del rendimento ideale di questo stadio. In caso di macchine idrauliche sono quasi sempre, per non dire sono sempre, monostadio, quindi direttamente il rendimento della turbina. Ok, e quindi sempre il concetto di provvedere a uno scarico praticamente assiale, e in questo caso, avendo a che fare con un liquido, appunto sottolineo il praticamente, nel senso che
non ha più senso fare quel discorso del flusso isentropico che abbiamo fatto per nostra comodità quando abbiamo studiato lo stadio di una turbina a vapore o lo stadio di una turbina a gas, cosa che abbiamo fatto fino alla settimana scorsa, come ricorderete, e dobbiamo necessariamente fare i conti con gli efflussi reali e appunto tenendo conto delle inevitabili dissipazioni all'interno del rotore viene fuori che diciamo normalmente il vettore velocità assoluta in uscita C2 vedete non è prettamente assiale, quindi non è completamente perfettamente ortogonale alla velocità periferica e quindi diciamo il valore dell'angolo alfa 2 è un po' diverso da 90 gradi e quindi diciamo il rapporto U su C con 1 che ne deriva avrà un'espressione leggermente diversa rispetto a quella che abbiamo visto per le macchine ad azione quando facevamo l'ipotesi di assenza di perdite. Da un punto di vista pratico diciamo sempre che con una certa approssimazione normalmente comunque questo rapporto è un po' inferiore a 0,5, tra 0,4 e 0,48 grosso modo, può cambiare mano a mano che in questo campo, mano a mano appunto che si passa a macchine che elaborano portate più elevate. Ok. E quindi diciamo queste sono le caratteristiche principali insomma, di questa macchina ad azione. E un'altra considerazione interessante, vediamo dove ho delle immagini migliori. Si può fare nella regolazione della portata di queste macchine. Ovviamente per regolare la potenza erogata, ricordate sempre questo discorso, l'importanza che la macchina che produce questa energia deve poter regolare anche la potenza rispetto al suo valore nominale. Ne abbiamo parlato a seconda dei casi, a seconda delle applicazioni, di recente abbiamo visto le tecniche per regolare la potenza delle grandi turbine a vapore, abbiamo visto le altre macchine e altri sistemi di regolazione. È chiaro che nella turbina idraulica la potenza dipende dal salto e dalla portata. È chiaro che non posso regolare il salto e quindi se voglio regolare la potenza non è che ho molte alternative, devo solo regolare, nel senso regolare sempre nel senso di ridurre rispetto al valore nominale e quindi ridurre la portata. In questa macchina d'azione la cosa si fa abbastanza semplicemente andando a ridurre la sezione di attraversamento del fluido nei condotti fissi nell'ugello statorico e questa appunto variazione, nel senso di riduzione di sezione viene ottenuta, vi ricordate che avevo detto che saremmo tornati su questa immagine, quella è quella che si vede secondo me migliore per vedere questa cosa. Vabbè, non per usare troppo tempo.
Questa è una sezione dove si riporta la parte terminale dell'ugello statorico. All'interno di questo ugello, vedete, che è appunto un condotto a sezione decrescente, come siamo abituati ad immaginare, per un condotto accelerato, come deve essere in questo caso, e all'interno di questo ugello convergente, vedete, però c'è la presenza di quest'altro elemento, che si chiama spina normalmente, proprio per, diciamo, per motivi geometrici, la quale ha la vedete come è fatta in questo modo, quindi ha la particolarità di poter variare la sua posizione in senso assiale, ok? Cioè può entrare più all'interno dell'ugello oppure può andare verso la parte interna o verso la parte esterna, scusate. In questo modo praticamente, data la sua forma, varia praticamente la sezione anulare dell'anello che rimane a disposizione per il passaggio del liquido. E quindi in questa maniera si regola la portata, semplicemente facendo variare la posizione di questa spina che fu brevettata da un tale che si chiamava Double, eccolo qua, e quindi questa è nota col nome di spina Double. Chiaramente questa operazione appunto si fa per le normali regolazioni, cioè un po' alla volta si manovra quella spina in modo da ottenere la riduzione della portata che ci dia la desiderata riduzione della potenza. È diverso dal caso in cui per un guasto sulla rete, che cosa succede se per esempio la macchina elettrica viene scollegata perché c'è un guasto, quindi occorre interrompere l'erogazione e quindi meccanicamente la macchina elettrica non è più collegata alla nostra turbina, e quindi la turbina è lì, non ha più un momento resistente che le si oppone, un po' come se voi state guidando la vostra motocicletta o la vostra automobile, una situazione in cui state anche con un carico elevato, insomma magari state in salita e quindi ad una certa velocità e quindi state chiedendo, diciamo, quasi il massimo della potenza che il vostro motore può dare, e improvvisamente sganciate il motore dal trasmissore, cioè, o schiacciando la frizione o mettendo il cambio in folle, okay? Che cosa succede quando fate immediatamente? Il vostro orecchio vi segnala, oppure se c'è un contagiri che immediatamente schizza verso l'alto, proprio perché voi state continuando ad applicare finché non sollevate non riducete la portata di aria e combustibile che inviate nei cilindri, state continuando a produrre un momento motore, ma non avete più un momento resistente, quindi c'è un'accelerazione, una variazione di velocità nel senso di un'accelerazione, e questo è quello che capiterebbe pure nelle turbine idrauliche, anzi non è previsto, è un atipico comportamento anomalo che va evitato, perché appunto analogamente l'eccesso di momento motore porterebbe a una innaturale accelerazione, aumento della velocità di rotazione della turbina, la quale può aumentare, può raddoppiare per esempio
Fino ad un certo punto, dipende da come è fatta la turbina, mi pare che di aver visto una tabellina, dopo magari la vediamo insieme, fino ad una certa velocità cosiddetta di fuga, oltre la quale non si può andare se non si rompe praticamente, sostanzialmente. E quindi bisogna intervenire. Come intervenire? Semplicemente riducendo il momento motore. Come lo riduciamo? Riduciamo la portata, o azzeriamo addirittura la portata da inviare sulla macchina. Azzerare, quindi, questa cosa, però il tutto si deve fare in tempi brevi, sempre se vi ricordate l'esempio che forse vi è più familiare rispetto a una turbina idraulica, del motore della motocicletta, come vi dicevo prima, che improvvisamente si trova a girare scollegato dalla resistenza opposta dalle ruote. È chiaro che bisogna fare anche abbastanza in fretta a ridurre il gas, no? Perché nel caso del motore, altrimenti voi sentite questi brividi che crescono repentinamente, mettendo a repentaglio l'integrità del motore. E questo succede anche in queste macchine, cioè deve essere abbastanza rapido l'intervento, nel senso che se bruscamente io scollego la macchina elettrica dalla macchina idraulica, e altrettanto bruscamente devo interrompere il flusso di acqua alla turbina, altrimenti questa raggiungerebbe questa velocità di fuga cosiddetta, che comprometterebbe l'integrità del rotore. Quindi devo fare questa manovra rapida, non posso adoperare questa spina, perché come sapete, immaginate le portate, immaginate quindi la velocità del liquido, insomma di un grande, medio grande impianto. Se io bruscamente qui portassi da una posizione più o meno tutto aperto o quasi tutto aperto a una posizione tutto chiuso, avrei un problema, quello che non so se l'avete visto, insomma in idraulica si chiama colpo d'ariete, no, si chiama così. Provate qualcosa, se avete delle tubazioni anche a casa vostra dove c'è una buona portata, però ci sono a volte dei casi dove la pressione non è tanto elevata e quindi esce un filo d'acqua, lì non riuscite a... Però se fate la stessa cosa, se avete avete un rubinetto di quelli con la levetta, insomma con una valvola a sfera che chiude rapidamente, se voi passate da tutto aperto a tutto chiuso sentite proprio una botta sul tubo. Proprio è percepibile, proprio bom, sentite un rumore secco, colpo d'ariete, vedete che sono delle sollecitazioni meccaniche alla fine sul circuito, e in questo caso appunto sarebbero, diciamo, in proporzione rispetto all'esempio che ho fatto prima, sollecitazioni enormi che non potrebbero essere sopportate dall'impianto. Quindi va evitata questa cosa, e quindi molto semplicemente quando c'è bisogno di questa brusca interruzione della portata, invece di utilizzare appunto questa spina, la quale si utilizza invece per la regolazione fine e lenta, diciamo, della portata nel funzionamento normale, molto semplicemente davanti alla spina, vedete, c'è questo oggetto, questa sorta di tegolo, un vero e proprio tegolo deviatore cosiddetto, il quale ha semplicemente il compito in questi casi appunto di mettersi davanti al getto, e in pratica questo va a finire qui sotto, c'è il canale di raccolta, non mentre invece qui davanti c'è la turbina, c'è il rotore con le pale che sappiamo dove sta la macchina. Ecco, praticamente quindi qui viene deviato il flusso in modo tale che l'acqua non colpisca più le pale della turbina. Quindi si evita che la turbina raggiunga quella che si chiama velocità di fuga in caso di
mancanza di collegamento con la macchina elettrica, quindi di caduta del carico resistente, si evita che il danneggiamento delle pale a causa di una loro indiscriminata accelerazione, si evita anche il fenomeno del colpo d'ariete andando a chiudere bruscamente con questa spina double l'ugello dello statore, okay? E quindi si risolve in questo modo. Dopodiché, insomma, si può ritornare nel frattempo, questa si può riportare lentamente alla posizione desiderata, e quando tutto ritorna normale il pegolo viene sollevato e quindi si ritorna al normale funzionamento. Ok, bene, vedo che sono aperto a fare qualche analoga considerazione sulle Francis, ma magari ci fermiamo prima un paio di minuti. Ok.